È un onore far parte e aver contribuito con un panel a questo progetto Dante e la Grecia, promosso tra gli altri dalla Società Filellenica Italiana, presieduta dal professor Marco Galli, e dall'Università di Salerno, rappresentato dalla professoressa Irene Chirico. Questo progetto, approvato dal Comitato Nazionale per le Celebrazioni Dantesche, rappresenta un contributo, io penso di poter dire, importante per quest'anno dantesco e, come dicevo, è un vero onore esserne parte con questo panel che dedichiamo al tema Dante e la scienza greca. Al panel parteciperanno studiosi diversi per scuola e diversi anche per generazione. Il nostro sforzo su questo tema così delicato, Dante e la scienza greca, che è un tema che meritava di essere esplorato, il nostro sforzo, dicevo, è quello di contribuire, di produrre, se possibile, con diverse voci, dolci note, ad opera un'espressione dantesca, con diverse voci, dolci note. Il primo a parlare sull'argomento, a cui do tra un attimo la parola, sarà il professor Francesco Tateo, professore emerito dell'Università di Bari, già ordinario di letteratura italiana, di filologia critica dantesca e di letteratura umanistica nella facoltà di lettere, che ha presieduto per quasi 30 anni. Studioso di fama internazionale, i cui interessi vanno dalla letteratura delle origini e dal Medioevo fino all'estremo contemporaneo, ma con una costanza particolare nello studio appunto di Dante e dell'umanesimo. E ci parlerà oggi del vario uso della geometria nell'opera dantesca. Non può sfuggire a nessuno il significato che acquista a quel punto del viaggio dantesco, nell'ultimo canto del Paradiso, il famoso confronto fatto da Dante fra la propria arte e l'arte specifica del cultore di geometria, il geometra, impegnato nel trovare la quadratura del cerchio. Dico arte specifica perché la geometria, l'arte o la scienza, che fa lo stesso ai suoi tempi, della misurazione, rientrava in quell'arte degli speziali, i cultori di scienze naturali, della quale Dante faceva parte, per cui la similitudine fra le più fascinose della commedia, in cui la retorica si incontra con la teologia nella ricerca dell'immagine appropriata per mezzo dell'invenzione linguistica, non è peregrina, ma nasce in un campo che al poeta era familiare. Faceva parte della sua personale esperienza, della sua biografia spirituale, diciamo anche della sua professione in largo senso. Quale il geometra che tutto s'affige per misurar lo centro e non ritrova penando quel principio ond'egli indige, tal era io a quella vista nuova. Veder voleva come si convenne l'image al cerchio e come vi si indova. È apparentemente l'esempio di una delusione nella ricerca, il limite oltre il quale l'arte della misurazione non può più andare, perché la geometria, che è la scienza della certezza, come vedremo quando Dante ne parla sistematicamente nel Convivio, rispecchia l'esigenza propria della scienza di trovare il rapporto fra le due figure esemplari della perfezione, il cerchio e il quadrato inscritto nella circonferenza, fallisce. Il rapporto
non è un numero certo, ma un numero infinito, come sappiamo, 3, 14 e via, all'infinito. Il cerchio è in questo caso la seconda delle circonferenze con cui si era rappresentata la Trinità. E l'immagine dipinta su quel cerchio, e che difficilmente vi trova posto, vi si indova, è quella umana di Cristo, il mistero dell'incarnazione, della comunanza fra il finito e l'infinito, fra l'uomo e Dio, è l'estremo mistero che mette alla prova il poeta. È un fallimento quello del geometra come quello del poeta, o entrambi, mettendo all'estrema prova la loro arte, sono riusciti ad andare oltre? Perché la similitudine può significare che la geometria non scopre il numero che ricerca, come la poesia non trova le parole appropriate per rappresentare l'esperienza mistica, ma in realtà il geometra scopre appunto l'infinito e il poeta lo scopre a sua volta, uniformandosi al movimento perfetto dell'universo. Alla sconfitta, all'alta fantasia qui mancò possa, segue inequivocabilmente una dichiarazione trionfale. Ma già volgeva il mio disio e il velle, siccome rota che ugualmente è mossa, l'amor che muove il sole e l'altre stelle. L'arte del geometra ha trovato il principio che cercava, l'infinito, che sappiamo diventerà di lì a due secoli una positività nella ricerca di Giordano Bruno, non un numero difettoso. Potremo con facilità seguire il poeta quando non può che conformare i luoghi del suo viaggio secondo il modello geometrico perfetto del cerchio che gli veniva dalla tradizione. Sono infatti circolari i cieli, perché un globo è l'universo sin da quando Platone immaginava il demiurgo che dà ordine al caos conformandolo secondo una sfera e dispone i suoi ministri a prendersi cura del mondo. Sono circolari i camminamenti dei gironi del purgatorio che Dante e Virgilio percorrono, seguendo talora il cammino delle anime e cercando il varco per salire ogni volta più su. Sono circolari perfino i cerchi dell'inferno, per i quali il giro è una faticosa punizione e che i pellegrini generalmente non percorrono, tranne una volta, quando il ponticello, rotto per il terremoto del Venerdì Santo, costringe i pellegrini a cercare un possibile superamento della bolgia. Ma era ovvio che il cono del purgatorio, anch'esso una forma geometrica piramidale, formatosi col ricompattarsi della terra sfuggita alla voragine infernale, circolare come in natura una voragine, si conformasse secondo l'immagine di una montagna perfetta, il contrario di una voragine, che si assottiglia fino alla cima per ospitare un numero di anime purganti sempre minore, man mano che il vizio è meno grave e la virtù contraria più grande. La dimensione del luogo, in ragione inversa, corrisponde via via alla misura più sottile dei valori spirituali. La forma e misura geometrica sono simbolo della condizione spirituale. Ma l'immagine del cerchio, in quanto misura perfetta, non poteva mancare nel paradiso. Quando a Dante si presenta il fior fiore dei sapienti del cielo del sole, l'astro che ha per eccellenza un movimento circolare in forma di due cerchi concentrici, due corone di anime che si distinguono per essere l'una di razionalisti e l'altra di mistici. Le due scuole teologiche di cui San Tommaso e San Bonaventura sono i più rappresentativi maestri. Nella gerarchia delle scienze,
sette scienze, ereditata dalla tarda antichità, la scienza del numero, l'aritmetica, è la prima della serie del quadrivio. Aritmetica, musica, geometria, astronomia, tutte comprese nella matematica, che è la scienza complessiva della natura delle cose, la scienza per eccellenza, questo è il significato di matematica, che è un tutto articolato in cui la geometria occupa il terzo posto a salire. Il numero, di per sé astratto, si esplica nel ritmo, che appartiene alla musica e alla danza, quindi nella forma per eccellenza che appartiene alla geometria e nei movimenti celesti che appartengono all'astrologia. Le scienze sono distinte ma connesse, sicché le due corone di sapienti danzano e soprattutto si dispongono nell'ordine circolare proprio della geometria e quindi delle sfere astrologiche. In tutto questo, la forma costituisce un momento organico fondamentale. Si direbbe il passaggio da Pitagora a Platone, le cui idee sono le forme perfette, geometriche, dell'informe materia. Il mondo è scritto in caratteri geometrici, secondo Platone. Il decimo canto del Paradiso, numero aritmeticamente compiuto e fondamento del sistema decimale, comincia con la definizione della Trinità, numero perfetto, che si configura nella forma perfetta del triangolo, in cui la somma degli angoli interni ha sempre un numero uguale di gradi 180, e quindi si iscrive perfettamente nella circonferenza che ha tutti i punti alla medesima distanza dal centro, che è quel punto con cui Dante più volte si riferisce a Dio e che è anch'esso un elemento, anzi il primo elemento della geometria, pur senza aver forma misurabile. Dante alluderà alla fine della sua permanenza nel cielo dei sapienti con una simmetria che è anch'essa forma alla figura triangolare, triangolo equilatero ovviamente, che rappresenta l'uguaglianza delle tre persone, quell'uno e due e tre che sempre vive e regna sempre in tre, in due, in uno. Una soluzione stilistica, iterazione a forma di chiasmo, che richiama la specularità, ossia l'uguaglianza. Il triangolo divino, esemplare di ordine, è anche maestro di ordine. Quanto per mente e per loco si gira, con tant'ordine fè. Se la sua arte consiste nel disporre in forma obliqua i cerchi che formano l'universo, cioè il cerchio zodiacale con i segni astronomici e i pianeti col loro moto a loro volta circolare e il cerchio corrispondente al piano dell'equatore, creando una intersezione che è anch'essa una forma geometrica, due cerchi, uno ovale e uno tondo, che intersecandosi danno luogo ad una terza forma da cui dipende la varietà e quindi la vita dell'universo. Così, già nel quarto cielo, il gruppo perfetto di spiriti sapienti, quanti i 24 signori del Vecchio Testamento, diviso in due corone o ghirlande di 12 spiriti ciascuna, come i segni dello zodiaco e gli apostoli, si palesa nella forma geometrica del cerchio. E al concetto geometrico del concentrico ricorre il poeta per rappresentare il rapporto fra i due cerchi, dal momento che egli richiama una delle forme più belle che offre la natura, quando un arco di circonferenza come l'arcobaleno
si riproduce conservando la stessa distanza e lo stesso colore. Come si volgon per tenera nube due archi paralleli e con colori. E alla forma perfetta del cerchio, col suo centro dal quale in un vaso tondo le onde si muovono in cerchi concentrici e che viene raggiunto da onde concentriche, a seconda che si getti una pietra al centro o alla periferia, Dante a questa forma perfetta affida il rapporto fra Beatrice che parla dal centro e i sapienti che parlano dalla circonferenza in cui sono disposti. Dal centro al cerchio, e sì, dal cerchio al centro, muovesi l'acqua in un ritondo vaso, secondo che percosso fuori o dentro. Una sorta di primato della geometria, in quanto scienza delle forme, potrebbe rilevarsi quando Dante, passato dal cielo di Marte, dovendo riferirsi al segno della croce che occupa tutto il cielo, rappresentando il martirio degli spiriti assunti in quel cielo, ricorre ad una circonlocuzione geometrica, il venerabil segno che fan giunture di quadranti intorno, cioè una croce, quella greca, che iscritta in un cerchio lo divide in quattro quadranti. O quando nel momento più emotivo dell'episodio di Cacciaguida, dovendo parlare del proprio atteggiamento di fronte al destino di Esule, allude alla rifrazione, parlando della funzione intermediaria degli angeli rispetto alla luce divina, e ricorre alla forma del cubo, trasfigurando un vocabolo tecnico, il tetragono, nella metafora della fermezza. Avvegna ch'io mi senta ben tetragono ai colpi di ventura. C'è voluta l'eccentricità dannunziana per far uscire il vocabolo tetragono dopo sei secoli dallo stretto e raro uso da parte della tecnica da cui Dante lo aveva tratto per inserirlo in un verso, ma collocandolo, dico D'Annunzio, in un contesto prosastico. Sappiamo con precisione dalla trattazione dei cieli del convivio il valore che Dante assegna alla geometria, collocata al terzo posto in ascesa fra le scienze del quadrivio e al sesto fra le sette di tutta la serie. La figura geometrica del punto nella circonferenza, dal centro al cerchio, dominava nel cielo del sole. Due immagini dell'infinito, quali il punto invisibile e il cerchio incommensurabile, la figura geometrica della croce, segno ardente del martirio, dominava nel cielo di Marte. La figura progressiva della scala che si perde all'infinito dominerà nel cielo di Saturno. Al cielo di Giove, quello specifico della geometria, sono assegnate la temperanza fra l'ardore di Marte e la freddezza di Saturno, cioè la certezza assimilata al candore, che è senza macula d'errore, e un'ancella quale la perspettiva con la quale l'occhio è capace di fermare l'immagine, la figura delle cose, di sollevarsi dall'errore, dal disorientamento del senso di fronte all'infinito e all'informe. La geometria, insomma, coglie la perfezione della forma sensibile al di sotto o al di sopra dell'oggetto informe e prefigura la verità assoluta. Non ci soffermiamo sulla presenza di allusioni alla scienza geometrica che ricorrono ovviamente nei tre canti dedicati al cielo di Giove. La riflessione del raggio divino sul viso di Beatrice,
la specularità dell'anima, il rapporto di misura fra la volontà divina e la giustizia, cotanto è giusto quanto all'Egon suona, la similitudine del vetro che si imprime dei colori che fa trasparire, oltre ai ricorrenti termini di cerchio e circonferenza, perché il nucleo di quei tre canti è proprio nel fatto che le anime si fanno immagine, segno, figura, e mi riferisco a tre momenti precisi del canto, 19esimo, 20esimo. Ricorrono evidenti questi vocaboli. Insomma, forma sensibile e significante della giustizia e del mondo, quale dovrebbe essere? La giustizia. L'aquila che parla, il suo occhio tondo che contiene il modello dei principi giusti, una di quelle figurazioni stravaganti che non piacevano a De Sanctis per non essere forma concreta, è la stessa idea platonica. Forma quindi di un'entità astratta quale la giustizia, perché storicamente l'aquila è stata emblema dell'impero ordinato e perfetto, il segno del mondo e dei suoi duci. L'aquila non è una forma geometrica come la circonferenza dell'occhio formata dai principi giusti, ma è un'immagine stilizzata per quella sua forma simile alla M della frase evangelica che si vede scritta dalle anime beate. Dirigite justitiam, qui judicatis terram. E che cos'è la scrittura con le sue lettere stilizzate, se non applicazione geometrica, dove ogni segno si rapporta a un suono significante e ogni parola dà forma a un concetto? Geometria è la scienza del conoscere le cose attraverso la loro figura, la loro immagine, come è stato il modo stesso della creazione che ha visto il Padre Eterno dar forma alle cose sul fondamento di forme perfette che aveva in sé. Il mondo è riconducibile a triangoli, quadrati, eccetera, ma anche a segni vocali che si fissano nella forma della scrittura. La scrittura, insomma, è geometria. Paradossalmente, Dante ha colto l'occasione nel cielo della geometria per affrontare il problema più misterioso di tutti, meno formalizzabile, il perché della giustizia divina che richiede per la salvazione il battesimo e poi invece salva Traiano e Rifeo che non erano cristiani. Si tratta dell'imile impenetrabile, imponderabile, ma conoscibile del geometra, che non ottiene un numero certo dividendo la circonferenza per il perimetro del quadrato inscritto, ma scopre l'infinito, che esiste come esiste Dio, che è infinito. L'evidenza, che è quanto dire la chiarezza e l'esattezza della geometria, è chiamata in causa in un intervento di Dante, personaggio e geometra, conscio del fatto che il suo trisavolo, in quanto beato, vede il futuro mirando in Dio, nel punto infinito a cui tutti i tempi sono presenti. E lo vede con quella stessa evidenza con cui le menti terrene vedono, senza bisogno di dimostrazioni e deduzioni, che un triangolo non può inscriversi più di un triangolo chiuso, non capere in triangolo due ottusi. Chiarezza, giustizia, forma perfetta, stabilità. La stessa convergenza, il parallelismo,
la simmetria, l'analogia, che fanno parte del mondo rappresentato da Dante e dei modi retorici con cui Dante lo rappresenta, a cominciare dalla terzina privilegiata e dalla triade dei regni e dalle cantiche, dai trittici nei quali a mo' delle pitture dispone le figure che incontra. Pur narrativamente collocate in sequenze temporali, tutto rimanda a quella sapienza con cui si cimenta il geometra paradisiaco. Ma l'esplicito riferimento che Dante fa alla perspectiva come parte della geometria, in quanto studia la capacità della vista di fissare le forme, e la stretta relazione fra la vista e la luce che ne attiva la capacità, rimanda alla scienza geometrica, per gran parte della commedia, concepita come un viaggio in cui l'occhio si misura con l'oscurità e con il suo superamento mediante l'ausilio dei raggi ottici. La luce faceva parte appunto dell'ottica, dai quali dipende la visione diretta, riflessa e rifratta, dai quali dipende quindi la possibilità di raggiungere l'obiettivo ultimo attraverso i gradi, anche questo appartiene alla geometria, della sua manifestazione. Di qui l'identificazione della luce con la bellezza e della stessa poesia con l'esthétique de la lumière, la percezione della luce, l'estetica della luce, che Dante ereditava dalla grande scuola di mistici del secolo XII e ne faceva un motivo irrinunciabile di ogni estetica moderna di ascendenza platonica. Ho finito. Siamo grati al professor Francesco Tateo per questa importante, densa, splendida lettura, relazione e diamo ora la parola al professor Riccardo Viel, che è professore di filologia romanza nell'Università di Bari, dove tra l'altro coordina i corsi di studio in lettere. Studioso raffinato, formatosi nella scuola bolognese di Luciano Formisano, è particolarmente esperto di poesia trobadorica e di gallicismi e di apax nella commedia dantesca, ma anche di poesia catalana, di informatica applicata alla filologia romanza e di filologia dantesca in senso stretto, con interventi su testimoni inesplorati della commedia. Inoltre si è occupato di questioni generali di metodo filologico. Ci parlerà oggi dell'uso della retorica a partire dal modello aristotelico in Dante. Quanto Dante conoscesse delle opere di Aristotele è questione assai dibattuta, e soprattutto in quale forma. Certo è innegabile che l'aristotelismo costituisse uno sfondo strutturale, per così dire una base di formazione, riconducibile certo alle disputazioni degli filosofanti, ma anche alle successive occasioni di conoscenza dantesca, a mio parere più indiretta che diretta. I precetti della retorica di Aristotele del resto filtrano nella cultura medievale per via di molte mediazioni, che passano attraverso la retorica de Rennium, il de oratore, l'institutio oratoria, eccetera, eccetera. Ho citato solo i due massimi capisaldi latini, cioè Cicerone e Quintiliano, ma si potrebbero citare altri. Nel De Vulgari Eloquentia, Dante sussume sicuramente tale tradizione di lunga durata attraverso trattati mediolatini, quali ad esempio Matteo de Vendôme, Goffredo di Vinsauf, l'Ars Versificatoria, la Poetria Nuova, la Summa de Coloribus Rhetoricis, eccetera, eccetera.
Ma ciò che qui mi interessa maggiormente mettere in luce è come il nostro poeta riesca a superare la tradizione facendo del divulgare insieme una summa e un superamento di quei trattati mediolatini e della tradizione antica. Il De Vulgari, è noto, parte proprio dalla sintesi linguistica, individuando il volgare più adatto alla poesia e alla letteratura alta. Tutto il primo libro è dedicato alla disamina della lingua. Il secondo si apre incentrandosi sul volgare illustre, che ha tre qualità: è cardinale, regale, curiale. Tre qualità a cui devono corrispondere, per il principio della convenienza, ovviamente, argomenti della stessa dignità, i tre magnalia, virtus, venus e salus, cui corrispondono tre modelli trovadorici, rispettivamente Giraud de Bornelli, Arnaud Daniel, Bertrand de Born. Con questa triplice endiatri, Dante fonde una sintesi di lingua, di argomento e di modellizzazione del canone letterario. Questa è un'importantissima innovazione nei confronti della tradizione antica e medievale. A questo andamento ternario, però, segue una scissione che separa in modo duale l'incipit del secondo libro dai capitoli successivi. L'orizzonte lascia il solo volgare e il solo stile alto per dare un quadro generale di tutti gli stili e quindi dei volgari adatti a ciascuno stile. Questa classificazione degli stili Dante la affronta nei capitoli terzo e quarto del secondo libro del trattato, il passo è tra i più noti e quindi ometto di leggerlo. La ripartizione è tra canzone, ballata, sonetto e forme irregolari. La prima è la forma metrica da Dante riservata agli argomenti più nobili, perché le canzoni realizzano da sole tutto ciò che devono. Canciones per se totum quo debent efficiunt, dice Dante. Mentre le ballate, come le chiama Dante, hanno bisogno dei ballerini, indigent enim plausoribus, necessitano dei danzatori. Delle ballate e dei sonetti Dante si riserva di trattare poi nel quarto libro del trattato, insieme al volgare mediocre, libro che non sarà mai scritto, come sappiamo. Non sappiamo dove Dante avrebbe trattato invece delle forme irregolari, già che si limita a scrivere che ne avrebbe trattato Inferius più avanti. Si è portati a leggere questa suddivisione in una tripartizione gerarchica e verticale tra canzone, ballata e sonetti. Ma ciò non tiene conto, ad esempio, delle cantilene, accennate nel secondo libro nel capitolo 8, paragrafo 8, e delle altre forme regolari, Dante usa il plurale, in legitimos et in regulares modos, dice Dante. Vedo qui, in realtà, una opposizione binaria più che una tripartizione. Si intravede infatti una opposizione tra un livello eccellente, la canzone, e uno non eccellente. Al primo appartiene appunto la canzone, al secondo tutti gli altri modi metrico-stilistici. D'altronde la canzone è quel modo che contiene ogni artificio metrico che si può rinvenire separatamente in altri modi inferiori, mentre non è vero viceversa. E scrive infatti Dante: «Quod autem tota comprendatur in canzionibus ars cantandi poetice, in hoc palatur». Quod quidquid artis reperitur in omnibus alis et in canzionibus reperitur, sed non convertitur hoc. Non è vero il contrario. Insomma, la canzone è un componimento completo, intero, che contiene in sé tutti gli artifici metrici, tutta l'arte, è autonomo, non necessita di null'altro. Al contrario, gli altri generi sono parziali. Questa sintesi è del tutto innovativa e deriva Dante, probabilmente già Fenzi lo intuisce nel suo commento, dall'osservazione dei canzonieri trobadorici circolanti in Italia e da lui sicuramente conosciuti. In effetti, le raccolte trobadoriche mostrano di attribuire un'assoluta preminenza al genere della canzò, che appare nettamente superiore a tutti gli altri generi, come il sirventes, i sonette, le canzonetas, le coblas sparsas, i generi dialogici. Si crea una sorta di bipartizione tra canzò e i generi di circostanza. Anche nell'ordinamento per sezioni di autori,
tipico del canzoniere provenzale, come osserva Maria Luisa Meneghetti, all'interno di ogni sezione d'autore, soprattutto nei canzonieri veneti, ma non solo, appare predominante una prima sottosezione di canzoni, contrapposta poi alle altre sottosezioni dedicate agli altri generi, in posizione sempre subordinata. Nel canzoniere trobadorico U, ad esempio, prodotto rimontante a un archetipo molto probabilmente conosciuto da Dante a Firenze, appare nettissima la predominanza del genere canzò rispetto agli altri. Anzi, appaiono elevati alla massima altezza alcuni autori, principi del canone strutturato nel canzoniere U, Giraud de Bornelli, Arnaud Daniel, Folchetto de Marsiglia, Aymeric de Peghilhan, eccetera, eccetera, di cui vengono accolte quasi solo le canzoni. E comunque la canzò è sempre posta all'inizio di queste sezioni d'autore. Si vede bene come tale canone appaia assai prossimo al canone trobadorico poi maturato e strutturato nel De Vulgari Eloquentia, come nota Stefano Resconi. Insomma, la bipartizione canzone versus generi d'occasione sembra riemergere nel De Vulgari proprio dalla formazione poetica dantesca condotta sui canzonieri provenzali. Vediamo altre innovazioni dantesche rispetto alla tradizione della scienza retorica classica. In cosa consistesse la tassonomia dantesca che suddivide canzone, ballata, sonetto e forme irregolari è molto difficile dirlo, ma anche qui ricorrerei al modello trobadorico. L'opposizione tra canzio e ballata sembra vertere anche, non solo ma anche, sulla completezza del primo modo, come accennavo prima, rispetto alla parzialità del secondo. Sembra riecheggiare qui il concetto di vers entiers, ben delineato in Peri dal Vergne, trovatore da Dante posto tra i più antichi, se non proprio come il più antico, e, sebbene non esplicitamente, tenuto in grande conto come esempio di stile e di ornatus da Dante. Il vers entiers, il verso intero, è per Peri dal Vergne la forma sublime e perfetta del verso trobadorico, dove ornatus, metrica, sintassi, suono e melodia si armonizzano in una compiuta armonia. Nella visione dantesca questo si traduce nell'idea di un modus excellentissimus, dove coesistono tutte le possibilità metrico-stilistiche, retoriche, melodiche e performative già compiute. Non così nella ballata, come la chiama lui, come la chiama Dante, che necessita del plausoribus, il plausoribus che spesso improvvisava la melodia anche prendendola a prestito. La canzio ha una intonazione e una melodia, è un vers entiers per dirla al modo in cui Dante leggeva Peri dal Vergne, mentre la ballata si serve della melodia altrui o ne necessita di una improvvisata. Facile presumere che Dante pensasse in questo caso non tanto alla ballata in senso stretto, quanto al sirventes provenzale, politico-morale, che si serviva spesso di una melodia già esistente. A quale genere si riferisse poi Dante con sonitus, sonetto, tradotto con sonetto? È probabile che già lo interpretasse alla maniera del sonetto della scuola siciliana, genere nato con Giacomo d'Aventini. E su questo rimando agli studi di Pietro Beltrami. Occorre anche però ricordare che il termine sonette è già adoperato dai trovatori per indicare, insieme a canzonetta, una canzone minore meno impegnata nell'argomento e nella tessitura retorica. Le altre forme, probabilmente, riguardano sia il genere del discordo, appunto le forme irregolari citate da Dante, ben rappresentato nei trovatori, ma molto importante anche tra i siciliani, basti pensare allo stesso Giacomo d'Aventini, ma è pure probabile che Dante guardasse al genere dialogico delle coblas provenzali, alle tensos, alle coblas sparsas, componimenti presenti nei canzonieri trobadorici che aveva potuto conoscere. Tutta la sezione finale del canzoniere trobadorico P, ad esempio, i cui antecedenti dovettero circolare nella Firenze della formazione dantesca, ma anche al florilegio trobadorico di Ferrarino da Ferrara. Insomma, la tassonomia dantesca dei generi appare in realtà approntata sul modello trobadorico,
una posizione tra Canzio versus altri generi morali o d'occasione, ed è ancora molto distante dalla più netta organizzazione per generi, canzone, ballata, sonetto, che informerà i canzonieri della lirica toscana e poi in seguito il canone petrarchesco e post-petrarchesco. Nella opposizione tra poesia e prosa, poi, purtroppo anche qui monca, perché della prosa avrebbe discusso in un altro libro non scritto, vi è poi un'ulteriore distanza dalla tradizione aristotelica classica tra le tre funzioni del discorso, epidittico, deliberativo e giudiziario, forse suggerendo, e seguendo una certa tradizione medievale, una bipartizione tra il primo, l'epidittico, qui individuato nella poesia, e gli altri due, deliberativo e giudiziario, forse pensati da Dante come generi cui meglio conviene la prosa. Nel capitolo quarto Dante giunge alla tassonomia degli stili, che naturalmente dipendono, secondo il principio della convenienza, dalla materia, dall'argomento e dalla ratio. Anche qui si intreccia il procedere per endiatri ed endiadi nella tassonomia dantesca. Sembra affacciarsi una gerarchizzazione triadica verticale, stile tragico, stile comico, tragico, comico ed elegiaco. La tragedia è propria dello stile più alto, per tragediam superiorem stilum inducimus. La commedia a quello più basso, per commediam inferiorem, l'elegia a quello degli infelici, dice Dante, per elegiam stilum intelligimus miserorum. Qualora la materia imponga lo stile tragico, occorre, dice Dante, adottare il volgare illustre e la forma della canzonem. Se la materia impone lo stile comico, dice Dante, occorre adottare il volgare mediocre o talora il volgare umile. Quandoque mediocre, quandoque umile, vulgare, sumatur, scrive Dante. Se la materia impone lo stile elegiaco, occorre adottare lo stile umile. Dello stile comico e probabilmente di quello elegiaco, Dante si riservava di trattarne anche qui nel libro quarto e dunque non potremo mai sapere. Anche in questo caso ha una tripartizione apparentemente gerarchizzata in senso verticale, stile tragico, stile comico e stile elegiaco, si contrappone una bipartizione, stile superiore e stile inferiore. Come ho già avuto modo di proporre in una lettura del canto 32esimo dell'Inferno, tenuta presso il ciclo dell'Università di Bergamo organizzato da Thomas Persico, qui Dante reinterpreta in modo nuovo la rota Vergili, declinando la tripartizione classica degli stili, tria genera, in una suddivisione binaria. La rota Vergili suddivideva le tre aree, stile gravis, stile mediocris, stile humilis. Qui Dante propone una suddivisione che appare incongrua. Sembrerebbe che lo stile comico sia a metà strada tra il tragico, adesso superiore, e l'elegiaco, adesso inferiore. Ma successivamente, al capitolo 12 del secondo libro, Dante accenna ad una immediata contiguità tra stile tragico e stile elegiaco, a proposito di alcune canzoni con un incipit in settenario. In realtà l'opposizione gerarchica è anche qui binaria e contrappone lo stile superiore, quello tragico, allo stile inferiore, che può essere comico o elegiaco. Questa lettura della tassonomia proposta da Dante appare confermata dai volgari che egli ci dice propri di tali stili. Quello illustre, per proposta, lo stile tragico o comunque superiore, quello mediocre e umile per lo stile inferiore, entrambi mescolati per lo stile comico, mentre solo umile per lo stile elegiaco. Per Dante queste tre categorie non sono comparti chiusi e stagni. Nell'ambito di una canzone tragica lo stile può trovarsi commisto o comunque sporcato da quello umile dell'elegia, così come può mescolarsi talora con quello mediocre del comico, del genere comico, morale, etico-morale. E soprattutto su questa tripartizione occorre tenere sempre ben presente la declinazione delle tipologie dell'ornatus, sulle quali Dante si sofferma subito dopo, nel capitolo 7 del secondo libro. Lì Dante declina la ripartizione dei vocabula.
Anche qui abbiamo prima una tripartizione, vocabula puerilia, vocabula muliebria, vocabula viridia. I puerilia a loro volta si bipartono in silvestria e urbana. Infine gli urbana si quadripartiscono in due coppie, pexa e lubrica, irsuta e reburra. Il volgare illustre è formato unicamente da vocabula pexa, ben levigati, e irsuta, irsuti. Ma sopra tale classificazione, sempre ternaria e binaria, si dovrebbe poi sovrapporre la scelta dei due tipi di ornato che i trattati di Ars Rhetorica descrivevano, l'ornatus difficilis e l'ornatus levis. Su questo Dante non dà espliciti dettagli. E anche qui viene in soccorso la poesia trovadorica e il suo insegnamento morale. Presso i trovatori vi erano due grandi scuole, il Trobar Clus, poi Ric e Car, e il Trobar Leu. Il primo, il trobare chiuso, difficile, faceva frequente uso a un ornatus difficilis, foneticamente allitterante e talora cacofonico, nonché ricco di lessico polisemico, di artifici retorici di significato tra rime equivoche, ricche e derivative, portatrici di sovrasensi metaforici. Il secondo, il Trobar Leu, Levis, era un ornato facile, dove il pur frequente ricorso a figure retoriche non veicolava una complessa stratificazione polisemica e foneticamente le allitterazioni e lo scontro di consonanti occlusive liquide, come direbbe Dante, era abbastanza contenuto. Sovrapponendo tale distinzione ideologica presente nei testi dei trovatori, soprattutto delle generazioni più antiche, alla distinzione stilistico-retorica della trattatistica medievale tra ornatus difficilis e ornatus levis, Dante sembra declinare tale distinzione nella teoria della lingua. Ne parlerà verso la conclusione del libro secondo, dove mostrerà come i vocaboli irsuta e pexa debbano variamente combinarsi per armonizzarsi nella canzone illustre. E sembra di capire che una eccedenza di vocabula irsuta produca uno stile aspro, lo stile, ad esempio, delle rime dottrinali e delle stesse petrose dantesche, così nel mio parlare voglio essere aspro, no? Al contrario, una sovrabbondanza di vocabula pexa sembra sortire un ornatus levis più dolce, il dolce stile. Questa tassonomia funziona assai bene per tutta la seconda parte del libro, dove Dante discorre dello stile superiore della canzone illustre. Vi sono esempi trobadorici di ornatus difficilis nella canzone tragica, come Arnaud Daniel, ed esempi di ornatus levis, come Folchette de Marsiglia. Allo stesso modo, tra gli italiani, Dante riporta ad esempio Giacomo da Lentini o le sue proprie canzoni dottrinali, come esempio di ornatus difficilis. Nel quarto libro avrebbe probabilmente trattato del genere comico ed elegiaco, e per il primo il genere comico, assai probabilmente avrebbe preso come modello il trovatore Marcabru, aspro moralista e rigido predicatore cistercense, iniziatore del Trobar Clus, le cui liriche sono innervate di lessico scatologico, basso, corporeo, espressionistico, benché commiste a una tecnica retorica molto raffinata, densa di rime equivoche, ricche e difficili. Una scelta di vocabula silvestria, dove l'asperitas più chiaroscurale la fa da padrona. È difficile indovinare i modelli invece dello stile elegiaco, forse più prossimo a quei testi anonimi, almeno per la poesia trovadorica, che Dante poteva leggere nei florilegi di Coblas e Sparsas, nelle sezioni finali dei canzonieri dove si annidavano componimenti quali le pastorelle, o perché no anche le chansons d'étoile e le chansons d'histoire, o le ballette che poteva leggere nei canzonieri di lirica antico-francese. Tra gli esempi italiani in questa categoria, forse Dante poteva anche pensare al genere laudistico e alla poesia jacoponica. Ma di questo il libro quarto non fu mai scritto e possiamo solo fare queste congetture. Non è congettura, invece, l'impiego dello stile comico nella prima cantica della commedia, l'Inferno, che a mio giudizio è la messa in pratica del previsto libro quarto del De Vulgari Eloquentia. E lì possiamo ammirare uno stile effettivamente vicino agli esempi che ho addotto,
Tra le fonti dantesche dell'inferno vi sono sicuramente i versi di Marcabru, la produzione moralistica degli esponenti del Trobarclus. La poesia morale traduce dietro molte terzine dei canti infernali, sicuramente negli incipit dei canti di Malebolge, ma anche nell'inferno più profondo, nel Cocito. Troviamo un Dante capace di recuperare e rielaborare quella poesia morale e predicatoria fondamentale nel movimento trobadorico e viva in Italia solo attraverso Guittone, il filone della poesia laudistica. Punti di riferimento che Dante si propone di superare, come sappiamo, prima giocando in un livello diverso, quello illustre, con le rime petrose, poi finalmente sullo stesso livello guittoniano laudistico, quello comico elegiaco, con lo stile inferio nella cantica infernale. L'uso di vocabula decisamente silvestria e puerilia, con lo stile all'insegna della Speritas, come cricchi, chioccia, scerpi, oppure all'insegna della Semplicitas, come babbo, cricchi, muso, ascelle, è caratteristico del sistema rimico o generalmente lessicale dei canti dell'inferno. L'inferno completa dunque forse la parte mancante del De vulgari eloquentia, almeno il promesso e accennato libro quarto. Se è impossibile ricostruire quanto Dante non ha scritto, per volontà o per prematura scomparsa, non è impossibile determinare la complessa visione e l'articolata sintesi inaugurata teoricamente nel trattato latino e completata nella prassi col poema. Dante riesce a proporre in un sistema organico la sintesi tra lingua, stile retorica, metrica e lessico, e da tutto ciò propone un canone, che è insieme canone teorico e canone culturale. Una scelta di trovatori e di poeti italiani che rappresentano una galleria di modelli. Un canone incompleto nel De vulgari che, ed è cosa a cui occorre rivolgere gli sforzi della ricerca, si completa nella forza creatrice della commedia e nelle fonti che, implicitamente o esplicitamente, Dante lì ci addita, in una visione della disciplina della retorica che è insieme summa sistematica della tradizione medievale e suo completo superamento. Un superamento che molto si allontana dall'assetto aristotelico originario e che curiosamente appare anche assai diverso da quello, forse più vicino ai modelli classici, che si imporrà nel corso dell'umanesimo e del rinascimento. Grazie anche al professor Biel per questa interessantissima relazione, da cui tra l'altro ricaviamo che ci aiuta a comprendere come unitario fosse il sistema delle scienze nel mondo medievale, con una unicità che si è persa nel mondo moderno e che consente di accostare appunto geometria e retorica, come abbiamo appunto appena ascoltato. Do ora la parola al professor Michele Rinaldi, che insegna filologia italiana nel Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. Filologo dantesco, ha curato nell'ambito della nuova edizione commentata di Dante in corso di realizzazione per i tipi della Salerno Editrice l'edizione critica, mirabile, della Questio de Aqua et Terra, chiarendo non solo problemi testuali importanti, ma anche cruciali questioni di attribuzione. Della Questio e degli aspetti del pensiero scientifico dantesco ci parlerà oggi. Della Questio de Aqua et Terra. All'interno del canone fissato proprio un secolo fa, nel 1921, dalla Società Dantesca Italiana, la Questio de Aqua et Terra costituisce l'ultima tra le cosiddette opere minori di Dante. Nella versione in cui è giunta sino a noi, essa si presenta come la rielaborazione, in forma scritta, di una questio, cioè di una disputa accademica tenuta da Dante nel gennaio del 1320. In realtà, da quanto si apprende dai capitoli iniziali, pare che la questione sia stata sollevata in occasione di un precedente soggiorno della Alighieri presso Mantova, che era allora una piccola signoria lombarda alleata di Can Grande della Scala. Ciononostante, la questione venne determinata e conclusa soltanto a Verona, nella cappella di Sant'Elena,
domenica 20 gennaio del 1320, sotto la signoria di Can Grande e, cito, alla presenza di tutto il clero veronese, cioè di un ampio pubblico di dotti. Ora, di che cosa parla la questio di Acqua e Terra? La questio illustra la disposizione e la conformazione dei due elementi, dell'acqua e della terra, ed è impostata a partire dal problema se l'acqua, in qualche punto della sua sfera naturale, possa essere considerata più alta rispetto alla terra emersa. Tale è infatti la questione da cui ha avuto origine la disputa, perché tale era la tesi sostenuta dagli interlocutori dell'Alighieri, i quali ritenevano e sostenevano per l'appunto che la sfera dell'acqua fosse più alta di quella della terra. Al riguardo, invece, Dante aveva un'opinione nettamente contraria, che era coerente con le premesse aristoteliche del suo pensiero, le quali lo portavano ad attribuire una disposizione progressivamente concentrica alle sfere dei quattro elementi, dunque terra, acqua, aria, fuoco, e una parziale elevazione alla superficie terrestre. Ora, dopo aver confutato uno dopo l'altro i cinque argomenti portati a sostegno della maggiore altezza dell'acqua dai suoi contraddittori, Dante giunse alla conclusione che la terra è, in ogni suo punto, più alta della superficie dell'acqua, che essa è emersa per effetto dell'attrazione delle costellazioni dell'emisfero settentrionale, il nostro, e che tale emersione sarebbe avvenuta al fine di consentire la commistione degli elementi e la vita umana e animale. Questo è in sostanza il contenuto dottrinale del trattato. D'altra parte, se è vero che nella disputa Dante si preoccupa continuamente di mantenere il suo discorso, come dice, intra materiam naturale, cioè entro un ambito rigorosamente scientifico naturale, è innegabile però che alcuni degli argomenti da lui affrontati, e in particolare quelli cosmologici legati all'emersione della terra abitabile, finivano per toccare alcuni temi affrontati nella commedia, a cominciare dal canto 34 dell'Inferno, che, come ricorderete, si chiude con un grande mito cosmologico, e cioè con la descrizione del cataclisma successivo alla caduta di Lucifero. Ebbene, dei rapporti intertestuali che si vengono così a creare tra la dissertazione scientifica e il poema, la questione reca alcune sicure tracce. Per cogliere queste tracce dobbiamo però fare un passo indietro e dare uno sguardo al contesto in cui nasce un'opera come la questio. Infatti, come molte delle ultime opere latine di Dante, come le Egloge o l'Epistola 13, anche la questio contiene delle informazioni preziose sugli ultimi anni di vita dell'Alighieri e sulla temperie culturale nella quale egli ha portato a compimento il suo capolavoro. Da queste opere, infatti, traspare un clima di diffidenza, di incomprensione e talvolta di aperta avversione nei confronti dell'autore della commedia. Infatti, se le Egloge sono nate per rispondere alle riserve sull'uso del volgare espresse dalla nascente cultura umanistica, la questio è stata messa per iscritto, dice Dante, e cito, per evitare che la malignità dei molti, che in assenza di coloro che si odiano sogliono inventare falsità, deformi alle mie spalle ciò che io ho correttamente affermato. Non solo, ma nella conclusione Dante ironizza amaramente sull'assenza di alcuni invitati, i quali, per una apparente forma di umiltà, avevano preferito non presenziare alla disputa. Cito, dice Dante, alcuni quali, infiammati da eccessivo spirito di carità, non accolgono gli inviti altrui e per una virtuosa forma di umiltà, poveri di spirito, evitano di intervenire ai loro discorsi per non dare a vedere di riconoscere la superiorità altrui. È evidente che le riserve di questi innominati e ingiustificati assenti
erano rivolte pregiudizialmente all'autore dell'inferno e del purgatorio, perché il paradiso non era stato ancora divulgato e la monarchia si occupa di altro. Ora, come dicevo, un'eco delle perplessità e dei dubbi che la cosmologia del poema sacro suscitava e fomentava nei suoi lettori è effettivamente ravvisabile nella parte conclusiva della quaestio, laddove, dopo aver spiegato la ragione dell'emersione parziale della superficie terrestre, Dante riferisce l'ultima istanza dei suoi instancabili contraddittori. Infatti, questi vorrebbero sapere per quale motivo, cito, l'elevazione di un emisfero della Terra avvenne da codesta parte, cioè la nostra, piuttosto che dall'altra, cioè dall'emisfero australe. Una questione che per i lettori della commedia non poteva non rimandare ai celebri versi conclusivi, ecco adesso li vedete, del canto 34esimo dell'Inferno, nei quali, come ricorderete probabilmente, si descrivono le conseguenze della caduta di Lucifero. Ebbene, a questo proposito, la risposta di Dante nella quaestio che vedete qui sullo schermo è lapidaria. Dice infatti Dante a questo tipo di questione bisogna ribattere come fa il filosofo nel secondo libro del De Cev Aristotele, alla richiesta del motivo per il quale il cielo si muove da Oriente ad Occidente e non al contrario. In quel passo, infatti, egli dichiara che con simili domande derivano o da molta stoltezza o da molta presunzione, giacché esse sono al di sopra della nostra facoltà di comprendere. E dunque basta, la smettano gli uomini di voler sapere ciò che è al di sopra di loro e si accontentino di spingersi fin dove possono, sì da raggiungere, per quanto possibile, la contemplazione di ciò che è eterno e divino e lasciano stare ciò che è più grande di loro. Eppure, nel canto 34esimo dell'Inferno, Dante, per bocca di Virgilio, aveva toccato proprio questo argomento, anche se, evidentemente, con una descrizione poetica che si pone tutta extra materia naturale, cioè al di fuori di un ambito scientifico naturale. Ecco, possiamo rileggere, li vedete qui, questi celebri versi. Dice Dante, dunque, da questa parte, cioè dall'emisfero australe, Lucifero cadde giù dal cielo. E la terra, che pria di qua si sporse, cioè dall'emisfero australe, per paura di lui, per paura di Lucifero, fe del Mar Vero, si inabissò al di sotto delle acque e venne all'emisfero nostro. E forse per fuggir lui lasciò qui loco vuoto, cioè nella voragine infernale, quella che appar di qua, la montagna del Purgatorio, e sorricorse, risalì verso l'alto. Dunque, in questo passo, Dante sostanzialmente prima recupera la nozione aristotelica della periodica permutazione di sede tra i mari e i continenti, cioè dice sostanzialmente qui c'è ora terra dove prima c'era il mare e viceversa. Poi riprende da un celebre versetto di Isaia 14:16 l'idea per cui la caduta di Lucifero conturbavit terram. Cioè avrebbe causato un vero e proprio cataclisma sulla Terra. Infine, in forma del tutto ipotetica, e cioè introdotto da uno dei suoi proverbiali forse, negli ultimi tre versi, per bocca di Virgilio, ricollega a questa stessa caduta la formazione della voragine infernale e della montagna del Purgatorio. Ora, questa straordinaria rielaborazione dantesca dei primi versetti della Genesi ovviamente è del tutto estranea all'ambito scientifico-dottrinale al quale appartiene la quaestio. E dunque, nella dissertazione, Dante fa bene a rifiutare di rispondere alla richiesta che abbiamo letto. Tuttavia, a ben guardare il racconto di Virgilio, nell'ultimo canto dell'Inferno, non solo si muove al di fuori di un contesto scientifico-dottrinale, ma in parte è anche estraneo alle fonti di esegesi biblica che Dante senza dubbio conosceva. Infatti, la terra di cui si parla nell'ultimo canto dell'Inferno è l'elemento terra, già formato e distinto da acqua, aria e fuoco. Al contrario, l'esegesi biblica, che Dante ben conosceva, insegna che nei versetti iniziali della Genesi, al termine terra
non va attribuito il significato di elemento terra, bensì quello di materia corporea, priva delle qualità che appaiono nella materia formata. Cioè la materia prima di cui sono composti gli elementi stessi. Ecco, questo significato che al termine terra anche Beatrice darà nel canto 29 del Paradiso, quando dice al verso 34 che pura potenza tenne la parte ima, cioè che al momento della creazione la pura potenza, ossia la materia prima, occupò la sede più bassa. Ebbene, il canto 29 del Paradiso è per l'appunto quello in cui Beatrice, figura della verità teologica, correggerà, o se preferite, invererà il mito cosmologico sulla caduta di Lucifero, narrato da Virgilio nell'ultimo canto dell'Inferno. Insomma, se proprio si vogliono ravvisare delle tensioni o delle palinodie, come le chiamava Gianfranco Contini, tra i testi danteschi, queste in realtà non vanno ricercate tra l'ultimo canto dell'Inferno e la Questio, bensì semmai tra l'ultimo canto dell'Inferno e il 29° del Paradiso. E infatti qui, nel Paradiso, che per bocca di Beatrice, Dante ci darà la sua versione della Genesi. D'altra parte è evidente che all'altezza della Questio tutto questo i curiosi e zelanti lettori di Dante non potevano saperlo, perché il Paradiso non era stato ancora pubblicato. Dunque, una volta ricostruiti diversi contesti speculativi nei quali di volta in volta si muove la riflessione di Dante sui problemi di cosmologia, cioè la riscrittura poetica, l'analisi scientifica e la speculazione teologica, è evidente che questi diversi ambiti non potranno più essere sovrapposti in maniera troppo meccanica, magari per ricavargli indizi utili alla contestazione dell'autenticità di questa o di quell'opera dantesca. Quanto al problema della contestata attribuzione della Questio, c'è da dire che in misura considerevole questo problema è legato alla particolare tradizione della Questio, della quale non si conoscono manoscritti anteriori alla prima edizione a stampa, che fu curata nel 1508 dal teologo agostiniano Giovanni Benedetto Moncetti da Castiglione Fiorentino. In realtà, oltre ai numerosi rapporti di affinità di stile, di contenuto che la Questio intrattiene con altre opere dantesche, cruciale per chiudere la questione attributiva è stata la scoperta fatta nel 1957 da Francesco Mazzoni, il quale ha individuato un vero e proprio resoconto della Questio in un manoscritto della cosiddetta terza redazione del Commento all'Inferno di Pietro Alighieri, cioè del figlio secondogenito di Dante. Dice infatti Pietro, ecco vi leggo un estratto del suo commento in traduzione e si può probabilmente anche vederlo qui evidenziato. Dunque dice Pietro, ciò nonostante lo stesso Dante affermava che per quanto è nella natura degli elementi, la terra si trova al centro e dovrebbe essere interamente circondata dalle acque, ma la natura universale, badando non tanto alla natura degli elementi, bensì alla preservazione degli esseri animati e degli esseri che vivono sulla Terra, decretò che la Terra e la nostra zona abitabile emergesse dalle acque. Ed essa è più alta delle acque, cioè più vicina al cielo in una sua parte. E ciò basti al presente argomento del mare, della terra e dell'abisso. Ora, il brano che vi ho appena letto costituisce un fedele resoconto di quanto leggiamo nei paragrafi 47 e 48 della Questio. Si aggiunga che un frammento degli ampi passaggi riservati da Pietro alla Questio è stato di recente individuato anche nelle cosiddette chiose cassinesi, cioè in un insieme di chiose sulla Commedia composte nella seconda metà del 300. Insomma, sulla base di questi documenti, l'attribuzione a Dante e la Questio resta l'ipotesi più economica e razionale per spiegare l'origine di questa suggestiva operetta. Vi ringrazio per la vostra attenzione.
assai interessante anche la relazione del professor Rinaldi, che ringrazio, e per concludere il nostro panel su Dante e la scienza greca, adesso do la parola alla professoressa Elisa Tinelli, che svolge ricerche di filologia umanistica e letteratura italiana nell'Università di Bari e attualmente insegna materie letterarie e latino nelle scuole secondarie di secondo grado. Ha realizzato, tra l'altro, edizioni critiche di testi in volgare e in latino del 400 e del 500, per esempio Girolamo Aliotti, Ortensio Lando, Girolamo Vida, e ha affrontato importanti questioni di metodo nello studio dei testi letterari, oltre ad aver scritto raffinati interventi su Pascoli Latino. Ci parlerà oggi della percezione del tempo nella commedia tra fisica aristotelica e retorica. Buonasera, il titolo del mio intervento è La percezione del tempo nella commedia tra fisica aristotelica e retorica. Quando Dante giunge al nono cielo, il primo mobile, scopre improvvisamente di non avere più alcun punto di riferimento e di non saper dire pertanto in quale parte del cielo stesso Beatrice abbia scelto di entrare con lui, giacché tutte le parti di quel cielo sono uniformi. La donna, ben conscia del fatto che il pellegrino desidera conoscere la virtù e la disposizione del luogo, chiarisce che Dante si trova nel cielo da cui prende avvio il moto di tutte le altre sfere e che è a sua volta indotto a muoversi da Dio che sta nell'immobile empireo. La natura del mondo, che quiete il mezzo e tutto l'altro intorno muove, è il testo numero 1, i versi 106-120 di Paradiso 27, qui ci comincia come da sua meta. E questo cielo non altro dove che la mente divina, in che s'accende l'amor che il volge e la virtù che il piove. Luce d'amor d'un cerchio lui comprende, sì come questo gli altri, e quel precinto colui che il cinge solamente intende. Non è suo moto peraltro distinto, ma gli altri sono misurati da questo, sì come 10 da mezzo e da quinto. E come il tempo tegna in cotal testo le sue radici e negli altri le fronde, omai a te può essere manifesto. Il primo mobile non è collocato in altro luogo che nella mente divina, in cui si accende il ferventissimo amore che lo fa ruotare, insieme agli influssi che esso esercita sui cieli sottostanti, trasmettendo loro il moto e ordinandone la quotidiana rivoluzione. Il nono cielo, dunque, in quanto luogo concepito dalla mente divina e luogo che ha unicamente amore e luce per confini, è in effetti un non luogo, un luogo, in altre parole, al di fuori dello spazio. Non però a rigore al di fuori del tempo, che anzi le radici del tempo affondano precisamente nel primo mobile, in ragione del fatto che l'origine del movimento delle sfere celesti e conseguentemente di tutti i processi di generazione e corruzione che hanno luogo nel mondo sublunare risiede proprio in detto cielo. Implicito qui il riferimento alla nozione aristotelica di tempo, che Dante accoglie ed espone in Convivio 4.2.6, è il testo numero 2. Qui si legge che lo tempo, secondo che dice Aristotele nel quarto della fisica, è numero di movimento, secondo prima e poi, è numero di movimento celestiale, lo quale dispone le cose di quaggiù diversamente a ricevere alcuna informazione. Il tempo dunque è per Dante, come per lo Stagirita, l'aspetto misurabile, calcolabile del moto. In altre parole, la traccia del movimento dei cieli e la misura del cambiamento che essi producono sulla Terra. Il ragionamento di Aristotele sul concetto di tempo è molto raffinato. Non a caso esso rappresenta, insieme alla nozione newtoniana di tempo assoluto, vero e matematico, uno dei due pilastri su cui poggia la geniale intuizione di Einstein a proposito del campo gravitazionale, o spazio-tempo che dir si voglia. Aristotele, peraltro, ebbe il merito di porre l'accento sulla nozione di durata psicologica, ossia sul tempo afferrato dall'anima. Il tempo non può esistere senza movimento, perché non è possibile percepire il tempo se non si percepisce il movimento, e soprattutto se non si distingue nel movimento il prima e il poi. Ed è pertanto necessario che un soggetto, palese qui distanza antiplatonica, percepisca il movimento ed eserciti l'atto della numerazione in riferimento ad esso. Dante sembra aver ben presente la nozione aristotelica di durata soggettiva, esposta nel quarto libro della Fisica. In Purgatorio
4, versi 1-18, il testo numero 3, il pellegrino, intento ad ascoltare con grande meraviglia Manfredi, non si è accorto dello scorrere del tempo e si rende conto che sono già trascorse più di 3 ore dall'alba, solo quando Eli e Virgilio giungono al luogo dove, come Manfredi e i suoi compagni li avvertono, si apre il sentiero che dal piano dell'isoletta conduce fino al primo balzo. Il poeta può dire così d'aver fatto viva esperienza di un particolare fenomeno, quello cioè che si verifica nel momento in cui un'impressione piacevole o dolorosa opera potentemente su una delle facoltà dell'anima, sicché l'anima stessa si concentra tutta sulle percezioni di tale facoltà, ad esempio quella visiva o quella uditiva, e sembra non avere più coscienza delle altre sue facoltà, neppure di quella che avverte il passare del tempo, che dunque scorre senza che l'anima, almeno sul momento, apparentemente se ne avveda. Questa, in estrema sintesi, è l'intelaiatura sulla quale Dante tesse le sue riflessioni sul tempo, pur rifiutando, e non poteva che essere così, l'idea aristotelica del tempo inteso come continuum, ciclico ed eterno, in quanto privo di un principio e di una fine. Ora, sostenere che Dante tesse le sue riflessioni sul tempo in verità è improprio, già che il poeta non propone una teoria organica del tempo, né si scosta significativamente dagli orientamenti della cultura filosofico-teologica della sua epoca, sicché il suo contributo può essere agevolmente ricondotto nell'alveo dell'adesione all'aristotelismo dominante e al tomismo. Ciò che qui interessa rilevare piuttosto è il modo in cui la concezione aristotelica di tempo, esplicitamente accolta come si è visto da Dante, innerva la costruzione della commedia. Il poema del movimento è, se è lecito adoperare il riferimento all'opera dantesca, la formula del petrarchista Ungaretti, del sentimento del tempo, ossia della percezione del tempo soggettivo che contempla il senso della durata e dell'attesa e non solo della successione cronologica degli avvenimenti. Dante ha scelto di raccontare la sua esperienza oltremondana attraverso il medium di una narrazione in versi che in alcun modo può trascendere il tempo e di cui, anzi, il tempo rappresenta una dimensione ineliminabile, connaturata al viaggio, vale a dire al movimento, del pellegrino che è mosso dal desiderio. Eliot, nel primo dei Four Quartets, Bar Norton, opera che, come noto, risente in misura notevole dell'influenza della commedia, coglie bene questo aspetto quando scrive che desiderio stesso è movimento per se stesso non desiderabile. Amore è per se stesso immobile, soltanto causa e fine di movimento. È il testo numero 4, sono i versi 161-164. È amore dunque che invita Dante al viaggio, un viaggio all'eterno dal tempo, alla fine del quale egli potrà contemplare il punto a cui tutti i tempi sono presenti. È sempre amore, peraltro, che ispira le anime dei beati del paradiso e mette in movimento le sfere celesti, che non a caso cesseranno di ruotare col giudizio universale, quando le anime smetteranno di agognare il ricongiungimento col loro corpo, dunque il loro movimento psicologico, emozionale e interiore avrà fine, e la stasi sarà la condizione propria e perfetta tanto delle anime quanto del cielo. Amore, infine, è la forza che aristotelicamente spinge le creature, ciascuna secondo la propria inclinazione, verso il loro fine naturale, che è Dio, come si legge ad esempio in Paradiso 1, versi 109-120, è il testo numero 5. Che amore, movimento e tempo siano nella commedia elementi inestricabilmente avvinti, parrebbe essere dimostrato peraltro dal sistema delle pene infernali, in particolare di quelle su cui la fantasia di Dante poté esercitarsi più liberamente rispetto alla consueta classificazione delle pene proposta dai trattati e dalle visioni medievali. La pena sensus, specificamente connessa con i vari peccati e legata al contrappasso, è, come noto, la proiezione e la necessaria prosecuzione o il compimento, se si preferisce, di decisioni operate nella vita terrena, e assurge per i dannati a fissità ontica, laddove per le anime del purgatorio invece è abito accidentale. I dannati vivono nella memoria del tempo terreno e al tempo stesso nel desiderio irrealizzabile di Dio. Così stasi e movimento collidono nelle loro figure. Il tempo che fu è irripetibile e tuttavia eternamente replicato dal contrappasso. Il desiderio di Dio, d'altro canto, le indurrebbe in linea teorica al movimento, ma la loro condizione è immutabile e in quanto tale sottratta al dinamismo e dunque al di fuori del tempo.
Così, se i lussuriosi sono eternamente trascinati dalla bufera infernal che mai non resta, e sono pertanto partecipi di un movimento che in verità è del tutto apparente in quanto privo di una meta, è perché durante la loro vita si lasciarono trascinare dal desiderio, ossia dall'amore, per quanto mal riposto. Al contrario, la pena che Dante riserva ai suicidi, attribuendo loro un corpo vegetale in luogo di quello umano, inchioda eternamente le anime di questi dannati a un'esistenza degradata e misera, quella di sterpi straziati dalle arpie, che impedisce loro qualsiasi movimento, pena equa per chi non volle attendere la naturale fine della propria esistenza terrena e recise violentamente e volontariamente lo stame del proprio tempo, con un atto di supremo disprezzo per l'amor sui. Ora, parallelamente al movimento continuo del pellegrino in viaggio attraverso i tre regni oltremondani, si snoda nella commedia un altro movimento, non meno importante del primo e anzi adesso saldamente connesso, quello della memoria. La memoria, intesa come facoltà dell'uomo, è per Dante, che fa proprie l'interpretazione proposta in merito dai filosofi arabi e la tripartizione aristotelico-galenica dei sensi interni, il thesaurus che conserva il ricordo delle esperienze passate e il deposito della fantasia, che può esercitarsi sul materiale fornito appunto dalla memoria. La commedia può essere interamente letta come il frutto del formidabile dispiegarsi della fantasia nella memoria, dove fantasia e memoria sono elementi costitutivi dello stesso movimento, quello che rende intelligibile l'esperienza del viaggio. E l'intensità della memoria, si può sostenere con Milan Kundera, e faccio riferimento al testo numero 6 tratto dalla lentezza, dicevo l'intensità della memoria è direttamente proporzionale al grado di lentezza della narrazione, nella misura in cui la lentezza, ossia la dilatazione del tempo del racconto, dà il senso della continuità, cioè della durata, e rappresenta pertanto la base della memoria. Il paradiso è la cantica della velocità. Molti passaggi in esso risultano bruciati, fagocitati da una memoria che può restituire solo parzialmente l'esperienza estatica della visione contemplativa. Irrimediabilmente perduti in una gioia troppo profonda perché possa essere ricordata analiticamente. Non è un caso che nella terza cantica i riferimenti al movimento fisico siano pochissimi. Il movimento del pellegrino non è infatti, come nelle prime due cantiche, quello dei piedi, ma quello ben altrimenti rapido degli occhi. Si pensi, per fare solo un esempio, alle parole che San Bernardo rivolge a Dante in Paradiso 31, verso 97, vola con gli occhi per questo giardino, per esortarlo a guardare angeli e beati, predisponendo così lo sguardo a elevarsi e fissarsi in Dio. Ed è significativo che Dante dichiari subito, in apertura del paradiso, l'inadeguatezza della memoria che dietro non può ire all'intelletto quando quest'ultimo si addentra a fondo in Dio e trascende i limiti umani, sicché il poeta non potrà far altro che restituire l'ombra del beato regno, l'ombra, si noti, del paradiso che pure è così luminoso, ossia la tenue e imperfetta immagine che è rimasta impressa nella sua memoria, a patto che Apollo, ispirandolo, gli consenta di dar vita a una poesia che si configura in ultima analisi come sforzo supremo di potenziamento della memoria. Nelle prime due cantiche, il movimento del pellegrino e il movimento della memoria dell'Auctor sono caratterizzati da un ritmo più lento. La constatazione appare banale se riferita al primo dei due movimenti. La discesa attraverso i gironi infernali fino al centro della Terra e la successiva risalita della montagna del Purgatorio richiedono al personaggio Dante uno sforzo notevole e il suo cammino non può procedere spedito, punteggiato com'è da tentennamenti, pause, incontri. Meno banale, forse, è la constatazione della lentezza del ritmo del movimento impresso alla narrazione della memoria di Dante autore. Una memoria selettiva, certo, che spesso riassume brevemente o tace del tutto taluni fatti, ma che altrettanto spesso dilata a dismisura altri accadimenti, in misura direttamente proporzionale all'intensità con cui tali accadimenti sono vissuti dal pellegrino e ricordati dall'Auctor. Sicché lo scorrere del tempo risulta essere intimamente connesso alla partecipazione emotiva di Dante nella duplice veste di personaggio autore, e anzi ad essa soggetto. Diversamente non si spiegherebbe la ragione per cui, nonostante la permanenza del pellegrino nel primo regno sia decisamente breve, circa 25 ore,
lo spazio concesso alla narrazione di ciò che avviene nel corso di tale permanenza sia pressoché identico a quello concesso al racconto della salita del Monte del Purgatorio, che occupa 4 giorni, e al resoconto della visione beatifica del Paradiso, dove viene meno peraltro ogni dimensione cronologica, visto che il trasumanarsi scrive nella cornice di un'assoluta acronia. Non si tratta, come ovvio, di una questione meramente quantitativa. L'indugio del pellegrino poeta ha una funzione precisa nell'economia del poema sacro, quella del grimaldello del tempo che forza i serrami dell'eternità e consente all'autore di esplorare e di fingere, cioè di plasmare poeticamente, la complessa dialettica esistente tra i due poli della sua riflessione, appunto il tempo e l'eterno. L'indugio, peraltro, è esplicitamente avallato da Dante in quanto precondizione indispensabile della conoscenza e finanche dell'atto creativo. Alla fine del secondo canto del Purgatorio, i rimproveri di Catone disperdono gli spiriti che si erano raccolti intorno a Casella per ascoltarne il dolcissimo canto, e anche Virgilio è colto da rimorso per la breve pausa. Il rimorso induce Virgilio ad affrettarsi e Dante si accosta ancor più di prima alla fida compagna per affrontare la salita del monte, ma poco dopo il maestro rallenta la sua andatura. E dice Dante, il testo numero 7, quando i piedi suoi lasciar la fretta, che non estade ad ogni atto di smaga, la mente mia, che prima era ristretta, l'intento rallargò, siccome vaga. Sono i versi 10-13 di Purgatorio 3. La fretta dunque indebolisce, diminuisce l'onestade, cioè il decoro di ogni atto, e appena Virgilio prende a muoversi più lentamente, la mente di Dante, prima tutta intenta al pensiero di Casella e ai rimproveri di Catone, può rivolgersi ad altro, desiderosa di vedere e apprendere quanto di nuovo si offre al suo sguardo. Dunque, se non è motivata dal piacere ozioso, la scelta della lentezza è la condizione che può consentire all'uomo di elevarsi al di sopra dei banali interessi terreni, per abbandonarsi alla gioia disinteressata della conoscenza. In altre parole, ciò che permette all'uomo di sublimare il proprio tempo, finito e imperfetto, nella tensione verso l'eterno. Nella terza cantica l'indugio viene esplicitamente ammesso nella forma della digressione. In Paradiso 29, versi 127-129, Beatrice, dopo aver parlato a lungo contro chi in scuole e chiese insegna dottrine false o frivolezze, invita Dante a prestare nuovamente attenzione alla dritta strada, ossia l'argomento principale che la stava trattando, le facoltà degli angeli, da cui aveva preso le mosse appunto la digressione. E numerose sono peraltro nelle tre cantiche le divagazioni dal tema principale o, se si preferisce, le temporanee interruzioni della linea diegetica principale, spesso motivate da necessità di chiarimento dottrinale. Si pensi, per fare solo un esempio, al momento di stallo che si ha in apertura del canto undicesimo dell'Inferno, occupato, per evitare che il tempo venga sprecato, dalla spiegazione che Virgilio offre a Dante a proposito della topografia morale del basso Inferno. Analoga sosta, motivata dalla necessità di illustrare invece l'ordinamento morale del Purgatorio, si ha in Purgatorio 17, versi 73-139. E si pensi ancora alla lunga invettiva in cui Dante autore si lancia in Purgatorio 6, versi 76-151, interrompendo, come in una sorta di fermo immagine, l'abbraccio tra Virgilio e Sordello, che addirittura riprende il principio del canto successivo, il settimo. Ora, le pause, le digressioni, le divaricazioni di qualsivoglia genere dal filone narrativo argomentativo principale hanno la precisa funzione di spezzare, rallentandolo, il ritmo del racconto e costituiscono spesso un elemento chiarificatore che consente all'autore di creare una rete di legami tra vicende dislocate su piani temporali diversi o di mettere a confronto argomenti diversi, componendo edifici di idee. Italo Calvino, si è consentito l'affondo novecentesco, ha acutamente indagato la funzione che in letteratura la ridondanza, determinata appunto dall'accumulo delle digressioni e dal moltiplicarsi delle deviazioni, può rivestire, individuandone lo stretto legame proprio con la manipolazione della dimensione temporale. E infatti nella forma dell'albero la ridondanza appare, per quanto in maniera possibilistica e problematica, come il segreto per sconfiggere il tempo e per deviare o disarmare la morte. Nella commedia,
il ricorso alla similitudine è uno dei dispositivi retorici più proficuamente messi a frutto proprio con lo scopo di generare un fermo della narrazione che costituisce la spina dorsale dell'opera. Mentre infatti favoriscono la vocazione enciclopedica del poema sacro, aprendo finestre di significato che contribuiscono alla chiarificazione e alla rappresentazione della tematica oltremondana, le similitudini hanno talvolta una conclamata funzione diegetica, di forte responsabilità strutturale, nella misura in cui danno luogo a un'interruzione dell'azione narrativa, o meglio, a un rallentamento sintattico cui ne corrisponde uno narrativo, e dunque a una divaricazione accentuata tra tempo della storia che si azzera e tempo del racconto che si espande e si dilata. Rivestono tale funzione diegetica in particolare le similitudini per collazionem, similitudini ampie, articolate, nelle quali comparato e comparante risultano ben descritti e che generalmente sono collocate, certo in maniera non casuale, in apertura di canto o in corrispondenza di snodi cruciali della narrazione. Ora, poiché in tali similitudini il comparante è sottratto a specifiche coordinate spazio-temporali e vale a prescindere da queste, di fatto le similitudini cristallizzano il comparato come in un fermo immagine, sottraendolo al tempo della storia e consegnandolo all'eternità della parola poetica. Fantasia e memoria, in altre parole, si fondono nelle similitudini per collazione e danno vita ad un cortocircuito che azzera il movimento, ossia ferma il tempo, e dà modo al poeta di commentare, di chiosare, di suggerire un'interpretazione, di investigare un moto dell'animo. Il tempo del racconto non è più sovrapponibile a quello della storia, non è più lineare, aristotelicamente proteso verso il fine ultimo. È il tempo soggettivo della fantasia poetica che qui prende il sopravvento. Esemplari risultano essere, da questo punto di vista, le due similitudini che Dante adopera nei primi due canti dell'Inferno per render conto con grande finezza psicologica del proprio ambivalente stato d'animo. La prima, quella notissima del naufrago, si trova ai versi 22-27 di Inferno 1, si tratta del testo numero 8. La seconda, a cui vorrei far cenno, si incontra invece ai versi 37-42 di Inferno 2, il testo numero 9. E quale quei che di svuol ciò che volle e per novi pensier cangia proposta, sì che dal cominciar tutto si tolle, tal mi feci io in quell'oscura costa, perché pensando consumai l'impresa che fu nel cominciar cotanto tosto. Dante dipinge qui il tormento e la lotta interiore del peccatore che vorrebbe convertirsi, ma non ha il coraggio di imboccare risolutamente la via dell'autentica fede. La pausa, che interviene a rallentare il ritmo narrativo di un canto, il secondo dell'Inferno, tutto caratterizzato dalla giusta posizione di sequenze dialogiche, in cui tempo della storia e tempo del racconto coincidono, marca l'intensità del ricordo di un momento cruciale, quello dello sgomento del pellegrino che dubita delle proprie forze e teme che la venuta non sia folle. E risulta così pertanto del tutto funzionale nell'economia di un canto in cui il poeta sente la necessità di soffermarsi a lungo sulle motivazioni ineluttabili del suo viaggio ultraterreno. E non è un caso che il canto si apra con la dichiarazione della fiducia riposta dall'autore nella capacità della sua mente, vale a dire della sua memoria, di riferire con esattezza i particolari del viaggio. Altrettanto significativa è la doppia similitudine di Purgatorio 27, versi 76-87, si tratta del testo numero 10, dove il pellegrino, giunto all'anticamera del paradiso terrestre in compagnia di Virgilio e Stazio, si ferma al calar del sole per trascorrere la notte sui gradini della scala che lo condurrà alla cima del Sacro Monte. E l'atmosfera di quiete che ivi regna suggerisce al poeta l'immagine bucolica delle capre che ruminano mansuete all'ombra, sorvegliate dal pastore, e quella del mandriano che trascorre la notte vegliando affinché le fiere non rechino danno al gregge. A una capra ruminante, in particolare, il poeta paragona se stesso, mentre le sue guide, Virgilio e Stazio, sono paragonate alla figura del mandriano. La lunga similitudine giunge dopo un momento di alta tensione drammatica, l'attraversamento della fiamma del settimo girone, quella dei lussuriosi, che aveva suscitato profondo terrore nel pellegrino, ed è seguita poi da un'ulteriore pausa narrativa, il sonno di Dante personaggio, che, appunto, ruminando e mirando le stelle, si addormenta e sogna Lia, una bella e giovane donna che avanza in un prato cogliendo fiori,
prefigurazione di Matelda, e simbolo della perfezione della vita attiva che predispone alla vita contemplativa, la cui apparizione segna peraltro la fine del processo di espiazione del Viator. Il rallentamento del ritmo narrativo generato dalla lunga similitudine dei versi 76-87 svolge dunque la duplice funzione di concedere il ristoro al lettore dopo l'inquietudine generata dal difficile attraversamento della fiamma da parte del pellegrino e di orientare l'interpretazione dei versi successivi, dando luogo a una pausa che viene poi replicata a breve distanza dall'appiattimento temporale proprio della dimensione onirica. La similitudine per collazione, in definitiva, mi sembra confermare la sua disposizione al potenziamento semantico e al tempo stesso alla creazione di spazi di riflessione sottratti al fluire della narrazione. Ora, gli esempi potrebbero ovviamente moltiplicarsi, per ragioni di tempo mi fermo qui, ma vorrei insomma soffermarmi soltanto un momento, da ultimo, sulla complessa similitudine di Paradiso 33, versi 58-66, si tratta del testo numero 11. Qual è colui che sognando vede, che dopo il sogno la passione impressa rimane e l'altro alla mente non riede, cotal son io, che quasi tutta cessa mia visione, ed ancor mi distilla nel core il dolce che nacque da essa. Così la neve al sol si disigilla, così al vento nelle foglie levi si perdea la sentenza di Sibilla. Questa similitudine giunge in concomitanza con l'evento decisivo del poema sacro del viaggio del pellegrino, la visione beatifica di Dio, e giunge a marcare la debolezza della memoria del poeta, ancora una volta la debolezza della memoria del poeta, che, fragile come l'impalpabile sostanza di cui sono fatti i sogni, cede a tanto oltraggio, e da sola, senza cioè l'aiuto di Dio, non potrebbe rievocare né ridire lo straordinario fulgore del raggio divino e la dolcezza ineffabile della visione. Nel momento culminante della narrazione, la sospensione creata dalla lunga similitudine, costruita sulla progressione di ben tre comparanti, dilata indefinitamente l'attimo cruciale, ritardando, come a volerne prolungare il piacere nel ricordo, per quanto imperfetto, la visione di ciò che nel profondo della luce eterna si interna legato con amore in un volume, e anticipando al tempo stesso l'excessus mentis dei versi 94-96, quel letargo delle facoltà dell'anima che, nel venir meno di ogni possibile riferimento cronologico, conduce alla conoscenza dell'ineffabile. Tempo ed eternità trovano così la loro perfetta sintesi nella chiusa del poema sacro. L'iter del pellegrino, rivissuto e ripensato dalla memoria dell'auctor, può concludersi, col verso che suggella la terza cantica, nel nome di Dio, che è amore, e con amore governa e regola i moti delle sfere celesti e quelli dell'anima umana. Grazie.